Nella foresta pluviale amazzonica vive un bradipo particolare. Soffre di una malattia cronica che lo rende alquanto speciale. Lui non passa le sue giornate avvinghiato alla corteccia degli alberi, ma ha un problema la corteccia prefrontale che lo rende diverso dagli altri bradipi. Lui è il bradipo iperattivo, unico caso osservato finora. Ha intrapreso la carriera dello sportivo, dato che raggiunge un chilometro all'ora. È diventato un campione d'atletica, si allena tutto il giorno per essere al meglio. La sua vita è a dir poco frenetica, a mezzogiorno lui è già sveglio. Dei 100 metri ai campioni ridato, dato che è l'unico che arriva in fondo. Per questo nessuno batte il suo primato di circa un quarto d'ora e qualche secondo. Lui è il bradipo iperattivo, unico caso osservato finora. Oltre a essere il più grande sportivo, è diventato un gran Casanova. Stagione degli accoppiamenti ha un gran vantaggio con cui parte. I suoi rivali sono molto più lenti, perciò raggiunge prima tutte le partner. C'è però un problema che non vi ho detto: dopo aver conquistato le femmine, nel momento in cui deve andarci a letto ci mette troppo poco ad arrivare al termine. Lui è il bradipo iperattivo, tra tutti quanti è il più veloce. Non parlo solo del mondo sportivo, ma di eiaculazione precoce. Da tutti quanti viene preso in giro, è famoso col soprannome di Fulmine. Per poco tempo ce l'ha in tiro, in mezz'oretta arriva già il culmine. Questo chef quante ricette sa, ne pensa una e 100 ne fa. Ecco qui la nostra canzone, è la canzone del cuoco pasticcione.